No, no, ma aspetta, devo dire delle altre cose. Ci troviamo nella Sala Dante, sale che insieme alla Galleria Petitot, all'Atrio e alla Sala dei Cataloghi è il nucleo più antico della Biblioteca Palatina. Questa era la sala del bibliotecario che conservava anche volumi rari. All'epoca il bibliotecario Angelo Pezzana decise di affrescare questa sala. Nel frattempo Francesco Scaramuzza proponeva l'idea, su pittura murale, di dipingere episodi della Divina Commedia. Inizialmente l'idea era quella di dipingere le sale dell'università, ma venne considerato una impresa troppo imponente, per cui dopo varie alternative l'idea si fissò su questa sala. Nel 1841 Angelo Pezzana riceve l'autorizzazione da Maria Luigia ad affrescare appunto la sala. La tecnica utilizzata per dipingere è quella dell'encausto, ossia viene utilizzata una miscela di colori sciolti nella cera attraverso il calore. In realtà Francesco Scaramuzza fa una piccola variante, che è quella dell'utilizzo della cera a freddo diluita in acqua ragia. Allora, sulle pareti notiamo episodi tratti dall'Inferno. Il primo vediamo Dante e Virgilio nell'incontro con i poeti. In primo piano Omero regge la spada, seguito da Orazio, Ovidio e Lucano. Al centro una mamma con i bambini. Un bambino intento a sovrapporre le pietre, una chiara allusione alla civiltà cattolica che sorge sulle rovine della civiltà pagana. A sinistra un'iscrizione dedicata a Dante segna la data 1857, anno in cui terminarono i lavori di Francesco Scaramuzza. Dall'altra parte, continuando nelle pareti, la filosofica famiglia con Aristotele al centro. Il viso di Aristotele è quello di Angelo Pezzana. Alle sue spalle, in piedi, Platone e Socrate, mentre a destra un autoritratto di Francesco Scaramuzza nelle vesti di Talete Milesio, che sorregge la lavagna intento a spiegare l'eclissi solare. Soltanto in fondo notiamo le figure sulla sinistra di Dante e Virgilio. Qua invece abbiamo l'incontro di Dante con le tre fiere. Da questo lato Caronte, oltrepassata la porta dell'Inferno, irrompe verso i dannati. Infine, da questa parte, ancora Dante e Virgilio, e questo passaggio segna il commiato di Francesco Scaramuzza verso le due figure. La volta al centro, una medaglia ottagonale, raffigura al centro Dante con la cetra, affiancato dal genio d'Italico e dal genio della poesia. Quattro quadranti rappresentano la Divina Clemenza con Lucia, Lucia e Beatrice, un coro di angeli e un coro di vergini, tutti episodi tratti dal Paradiso.